Strade Bianche di Romagna, edizione 2021, ha cambiato sede. Siamo nella Valle del Conca. La partenza e l'arrivo da Mondaino sono 138 chilometri. Mondaino, acropoli della cultura, perché nonostante sia un borgo di 1500 abitanti, vanta ben 3 musei ed è il castello di Mondaino famoso per il Palio del Daino. Daino perché? Perché è il Monte del Daino e da qui il nome Mondaino. Partenza in leggera discesa. Abbiamo appena attraversato San Clemente, il borgo malatestiano che ha dato i natali al poeta Giustiniano Villa, un ciabattino con il dono della poesia che ha segnato profondamente la cultura popolare della Romagna. Dopo 30 km la prima salita, Monte Colombo, Monte Scudo, sono quasi 5 km, l'ultimo è davvero impegnativo, pendenze oltre al 10%. Siamo sulle prime colline della Val Conca, una terrazza magnifica, là in fondo il mare, qui vicino all'antica Repubblica di San Marino e tra l'altro queste colline che dialogano anche con il Monte Feltro. Qui Malatesta ne fece un avamposto importante proprio per la sua posizione strategica. Dopo 50 km il primo tratto di sterrato, sono 1200 metri nel comune di Gemmano. Tre chilometri di salita sono veramente impegnativi, 12-13% di pendenza per arrivare a Montefiore, è la regina della Val Conca, c'è un castello grandioso, veramente bello, ne parla anche Ludovico Ariosto nell'Orlando Furioso. Tra l'altro il castello lo vedi sempre, è il tuo punto di riferimento e all'inizio lo vedi lassù in cima. Poi si avvicina sempre di più, ma cavolo, questa salita è davvero impegnativa. La corsa prevede due circuiti, il più corto di 38 km è da fare due volte. Si attraversa Morciano di Romagna, la città di Arnaldo Pomodoro e della millenaria Fiera dei Fichi. Esattamente a metà corsa il secondo tratto di sterrato, sono 2 km completamente pianeggianti. La sede stradale è perfetta, anche se non possiamo parlare di sede stradale vera e propria perché è una bellissima pista ciclabile. Siamo all'interno del Parco Fluviale della Conca, il fiume proprio a fiancheggiare questa ciclabile. Siamo a pochi chilometri dalle spiagge più frequentate d'Europa, il Conca che nasce sul Carpegna. E quando dico Carpegna non posso che pensare a Marco Pantani. Saludeccio, siamo a 40 km dall'arrivo. 2 km fa sono passato per la prima volta da Mondaino dopo la partenza. Mondaino è al termine di una salita di 4 km, discesa di 2 e si arriva a Saludeccio. Ed è il balcone sull'Adriatico, la vista spazia dal Golfo di Venezia al mare Adriatico fino ad Ancona. A 53 km dal traguardo
Il terzo settore di Strada Bianca non è brutto, anzi è molto molto scorrevole. Il problema è che è in salita, pendenze che vanno dal 4 al 6%. Attenzione, perché questo settore, come quello precedente, si affronta due volte e l'ultima sarà probabilmente la parte decisiva di questa corsa, perché mancheranno al traguardo solo 12 chilometri. A meno di 5 km dall'arrivo c'è l'ultima salita, sono 2 km. I primi 1700 metri si fanno, anche se le pendenze arrivano al 10%. Poi si svolta a destra, c'è un muro di 200 metri con pendenze che arrivano al 15%. Siamo a Monte Gridolfo, manca poco l'arrivo. Ho parlato della salita di 2 km, ma dopo il muro la strada scende per 100 metri, ma riprende a salire. È tutta salita fino all'arrivo. Siamo arrivati con Dante Alighieri e Beatrice. Avete visto gli ultimi 600 metri? Si svolta a sinistra, discesa, e gli ultimi 300 metri sono tutti in salita sul pavé per arrivare nella piazza di Mondoin. E con Dante, Beatrice, vi diamo appuntamento alle Strade Bianche di Romagna. Da Mondaino è tutto!